paga. Ma sono già le 8, le ragazze dove sono? Ma che ne so io, è dalle 7 che sto in ballo, io non mi sono fermata un attimo. Ma tutti i giorni la stessa storia, dai ragazze, muovetevi, muovetevi, colazione, sbrigatevi che tardi. Nemo sta male. Quante volte ti ho detto che non bisogna comprare pesci rossi? Quelli stanno sempre male, poi muoiono e tu piangi. Eccola. Tiè, Nemo sta male, ma non è il fin di vita. Dai, dai, mangia, 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 su, che poi a Nemo ci pensa la mamma. E io non ne posso più di fare la babysitter ai pesci rossi, ai criceti, alle tartarughe. Qui è peggio di uno zoo. Dai, mamma, basta che gli cambi l'acqua, gli manca solo un po' d'ossigeno. Vabbè, gli cambio l'acqua. Però attenzione a non mettergliela troppo fredda. Se no si becca un raffreddore. E dopo bisogna portarlo dal veterinario, bisogna fare le inalazioni. Deve stare tra i 22 e i 24 gradi. Vi volete muovere? Volete mangiare? Vuoi mangiare? Dai, Ludovica, forza, forza, io devo andare. Dai, vieni, Martina, giù di andare. Dai, andiamo, andiamo. Io tanto vado avanti, prendo la macchina, Sono le 8:20. Allora, vogliamo andare o no? Ma come parli? Ma da quando ci siamo imparentati con questi romanacci sei diventata una burina, Poi mi raccomando, dai, 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 su, avanti, forza. Ludo, arrivi o non arrivi? Arrivo, arrivo. Non mi entra più niente. La mattina per vestirmi è la guerra civile. 8 minuti di viaggio in classe, dai, dai, su. Oh, dai, ti aiuto io, il mio bel fanciulino come sta? Stanotte ha dato un bel po' di caldo. Tesoro del nonno, questo diventa come il Costa Curta, un leone della difesa. Dai, va su, va su, va su. Questo qui è chilo di altro. Tiro lo testo, piano, piano Ludo, avanti. Dai, dai, via. Ma no, ti aiuto io, Ludovica, dai! Vieni, vieni, dai, dai! Scendi, piano, 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 dai, fa male? Pesa. Dai, dai, dai. Ecco, tutto a posto? Sì, sì. Ciao, Micione, ciao. Ciao. Ciao, vai, vai. Ragazzi, arriva la Sara Dominici. Guardala come bella gonfia. E certo, aspetta il pupone. Poi Ivan, cerca di far poco il pelo, attenzione. Se no io prendo la mia Station Vego, ci metto le 4 ruote motrici e ti vengo sopra il motorino, faccio diventare come la tavola da surf. Ti capì? Dai, papi, forse fa così perché non ha digerito il fatto che l'ho lasciato. Sì, e voi domenica pomeriggio camminare dal mio multiplex, andare alla grande e camminare, se no divento come Terminator. Alla grande. Papi, siamo in provincia, lo sai, nessuno si fa gli affari propri. Lo so, non lo sapessi, ma lo so. Ciao, ciao. Vai, vai, ciao. Tesoro. Divento come Hannibal, mi mangio pezzettini uno a uno, gna, pescagni. Porca miseria, come si lesse le prosciutti in seguito, che ha mangiato anche l'osso. Attenzione, fatemi tirare 5 minuti, faccio la grande abbuffata. Va, ha lasciato la merendina. Senti, ma lo sai, quella col pancione è la Ludovica Fumagalli. Ma va, la figlia della Tiglia e del Lorenzo, quella del cinema. Sì, ma è rimasta incinta da un romano. Si sono sposati e dopo lui è scappato con un'altra. Ma Robdem, ma dimmi tu, a scuola col pancione. Oh. Se fosse mia figlia, sai che vergogna. Che schifo. Ma per fortuna è mia figlia e non mi vergogno affatto. Anzi sì, mi devo vergognare di vivere in un paese pieno di gente come voi, curiose come le scimmie. Ma come si permette? Sta zitta, Bertuccia! E poi non siete neanche informate, siete mal informate. Perché non è stato il romano che si è scappato con un'altra. No, è stata la mia Ludovica che l'amo là. Ti capito o ti capino? E adesso via, camminare. Te lo chiamo il WWF, la protezione animale. Vi faccio rinchiudere nella gabbia. Ma cacche! Vergogna, maleducato! Ma che vi mangio! Vergogna, vergogna! Ma ti mangio! Anche da come il panino te mangi. No, no, ci hai due, altre 2 settimane lo tengo, anche 3. Sì, sì. Oh. Scusa un attimo. Poi, hai lavato il pavimento? No, un po', tranquilli. Ah, tranquillo. Ecco, dicevo che allora tutto gennaio va bene, lo metto in 3 sale. Certo, tutto gennaio lo tengo. Però ho dato la scelta! Oh, che dolore! Oh, mamma mia, che dolore! La prossima volta per venire a lavorare mi metto una tuta di Valentino Rossi. Poi devo camminare così però. Spass. Non ce la fai come in un altro modo. Il cellulare. Aia, grazie. La Ludo come sta? La Ludo bene, però siamo arrivati a termine ormai, sai, manco un mese, sono un po' molto preoccupato. Beata lei, io non vedo l'ora di avere un bambino. Perché vuoi avere un bambino?
bambino anche tu? Sì. Ma sei fidanzata ancora insieme a quel delinquente lì? Sì, perché? No, perché se mai vuoi avere un bambino diventerà un acrobata da circo della Moira, la regina di circo. Piuttosto, ci sono novità da Roma? Quali novità? Lui si è fatto più vivo? Non lo voglio sentire più, va bene? Non nominarmelo più dopo tutto quello che ha fatto la mia bambina. Io l'ho cancellato, chiaro? Oi, non è che ho preso la cera anche qua? No, boss, tranquillo. Ah, meno male. Dicevo una cosa, Shrek 2 lo porto avanti fino a dopo Natale, fino a dopo Natale! No, no, la data a terra! Che glielo dice la Walt Disney che abbiamo rotto il cartonato? Papi, ricordati di farmi la giustificazione. Eh? La giustificazione. Io domani devo andare in ospedale a fare l'ultima ecografia e non posso andare a scuola. Beata lei che è incinta, ogni 3 giorni Marina alla scuola. Lauretta, non dire scemate. Quando avrà la sua età anch'io farò un bambino. Ma no, tempo al tempo. Perché di bimbi mamma ce ne basta uno in casa. Perché? C'è qualcosa di male? No, amore, non c'è niente di male, niente. Però adesso mamma non è in vena di discussione. No, io invece voglio sapere cosa c'è di male a essere una baby mamma. Beh, non c'è niente di male. Diciamo che non è il massimo. Ah, no? No, perché fare un figlio con un deficiente, quando si va ancora a scuola, diciamo che non è proprio il sogno dei genitori. Sei proprio un provinciale gretto. Non posso mica sempre stare zitto, ma c'ho un magone dentro. Sei tutto. Bravissimo per queste cose qua. Ma sei bravissimo. Pronto? Sono Simonetta. Ah, ciao Simonetta, come stai? Ci manca solo la consuocera. Sì? Beh, l'ho detto io. Qui va tutto bene, sì. Non fa più freddo, no? Abbiamo delle belle giornate di sole. A Roma che tempo fa? A Roma che tempo fa? Vedi sempre il metro 5, sa tutto sul meteo. Piantala. Senti, c'è Lorenzo che... perché Alberto vorrebbe dirgli qualcosa. Ah, Alberto vorrebbe salutare Lorenzo? No, lui è ancora al multiplex, non è ancora tornato. Come? Ha provato a chiamare lì e gli hanno detto che è venuto a casa. No, forse lui si è fermato al bar a giocare a carte con i suoi amici, sai, ogni tanto lo fa. Sì. Ma sì, certo. Ma glielo dico, sì. Che Alberto lo abbraccia forte, sì. Ludovica è in casa perché Alessio vorrebbe parlarci. Ah, Alessio vorrebbe parlare con la Ludo, ma non lo so. Adesso provo, eh. Lu. Io con la scalzone che non ci voglio parlare mai più. Scusa Simonetta, ma la Ludovica è già andata a dormire. E che... ecco. Non solo a dormire, dica a suo figlio che per me non esiste più. Ecco, forte, sembra di essere in una fiction. Allora? Niente, Ludovica non ne vuole più sapere di Alessio. Che male ho fatto io al mondo per meritarmi un figlio così disgraziato? No, papà, non ricominciare, ti prego, ho fatto una pregnaccia, lo so, basta. Basta, lo dico io, ma innanzitutto. Ma non ti vergogni per niente. Sta per nascere tuo figlio e tu non lo vedrai mai. Perché il giudice ne guarderà in faccia e dirà che sei troppo imbecille per far padre. E fa bene e lo darà alla madre. E io, mio nipote, quando lo vedo? Mai più! Che se il giorno mai venisse a voi andare a trovare sto ragazzino per guardarlo, per vederlo, quello mi dirà mamma, mamma, corri che c'è un signore grosso alla porta, perché manco mi riconosce, no? A me, a Rocco, a Dominici, perché tu suo figlio me lo fai battezzare a fumagalli. Vabbè, tanto con te non ci si può ragionare, facciamo così, ok? E con chi devo ragionare? Con chi devo ragionare? Con uno che fa viaggio d'orazzo, che la moglie è bellissima, che dice che è innamorato fracico, e poi se ne va a letto con una strappona che insegna salsa e merengue. Con uno così te lo parlai. Eppure se digli qualcosa, no? No, sono io che dico una cosa a te, bellino. Sei un imbecille. Sono 6 mesi che chiamo 3 volte alla settimana a Tiglia e ogni volta che ti attacco mi sento umiliata. Manco fossi la mamma di un delinquente. Ma almeno ti rendi conto di che cosa hai combinato? Sì, sì. E poi è che sono ancora innamorato di lei. È la verità. Io penso a lei, va tutti i giorni. E se potessi darei pure le capocciate al muro. Ma che devo fare? Bello di papà, stiamo a sentire bene. Ragioniamoci sopra, Ragioniamo. Vieni qui, bello della mamma. Lo mi dice SRL? Sono sempre io. Sono la cassa dei capi. Arriviamo da Macerata. Un autografo qui. Please. Io mi imparo in 2 firme, la Peter Strosce. Vai. Bye bye, mister. Grazie per la mancia. Oh, ne aria oggi, sei bravo, avete le battute. Alberto, ma abbiamo ordinato tutta quest'altra merce? Sono stivaletti trendissimi. L'ho presi perché era affare. Mi hanno dato l'esclusiva per tutta Roma Sud. Ma altro che Roma Sud, qua c'è da fornire tutto il Sud, fino in Calabria. Ti fidi, Alberto, ne tuo? Andranno a Ruba.
Alba, ti devi dare una calmata. La gente spende di meno perché non c'ha più soldi. Ma ti pare che adesso tutta Roma Sud si rovina per uno stivaletto trendissimo di Macerata? Allora, stiamo a sentire. Diego della Valle, che è di Macerata, con questi stivaletti trendissimi ci ha fatti i miliardi. Cioè, si è comprata la Fiorentina, mica fa il montone, sa? E se l'hai comprata, sì. Finché c'è dei bischeri come te che ordino tutto sto popò di roba, ora dire che l'anno prossimo si compra pure il Real Madrid. Quando la terapia mi fai venire a dire come le prime volte. Vieni qua. Posso entrare? Casa tua? Guarda che tuo padre non ce l'ha affatto con te. Sì? A me non sembra. Ma tu devi anche cercare di capirlo, Un padre vorrebbe il meglio per sua figlia. Io veramente anche una madre. Quello che ti è successo ci addolora moltissimo. Perché tu credi che io sia felice? Voglio vedere un'altra che trova il marito durante il viaggio di nozze a letto. Io adesso lo amavo. Vedi, tesoro, certe volte nella vita l'orgoglio bisogna metterlo da parte. Alla tua età forse, ma la mia no. Hai preso tutto da tuo padre, tu. È per quello che ci discuti sempre. L'unica cosa che mi interessa adesso è il bambino. Anche a me. Vieni dalla mamma, dai. Vieni, amore, dalla mamma. Ma tu. Felice. Oggi niente calcio, si ritorna al cinema come ai vecchi tempi. Ai 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 ai. Mary, ascolta. Mary, fammi godere. Sala 1. Già esauriti i primi due spettacoli. Come cosa? Sala 2? Idem come sopra. Che bello. L'unica sala che zoppica un po' è la quarta. Lo sapevo, perché quello lì è il film giapponese con i sottotitoli. Allora bisogna fare così. Prendi il film della sala 4, lo metti nella sala 8. Quello della sala 8 lo metti nella sala 4. Ok. Però guarda chi c'è, guardali chi sono, ciao! Dammi 3 biglietti, dai, tieni, guardali, anche l'inco, Benvenuti al Multiplex Garden ed eccovi 3 biglietti offerti gentilmente dalla direzione, che poi siamo noi perché il cinema è nostro, perciò. Cos'è? Ma io il College 2? Non lo puoi vedere, quello lì è un film vietato, i minori di 14 anni. Oh. Ma dai, papi, il cinema è tuo, chiudi un occhio. Ma che chiudi un occhio? Cosa? È un film che è pieno di parolaccio, quello lì, hai capito? Andate a vedere invece, alla sala 1 fanno quel film americano, quello Dead ma, in... Ma quale? Quello che fa paura? Sì. No. Dai, mamma, a me piaceranno avanti i film di paura, ma dai. Non ti fa bene col pancione vedere i film che fanno paura, su. Dai, andiamo, vabbè, andiamo, allora andiamo. Dai, però su. Non ti fa bene. E io voglio vedere. Ecco, il pancione così grosso, i film di paura. Oh, questo è il film, Out of the Dead, questo. Vieni. Popcorn? Sì, la coca. La coca, dai. Vieni, peste. Grazie, pirla. Lauretta. Ecco, non vedere mai al College 2. Comunque ragazzi, voi avete i posti migliori, eh? Adesso vi dovete sedere belle fresche, poi piano piano si spengono le luci e inizia la magia del cinematografo. Andate, dai. Ciao. Quanto dura il film? Dura 1:50, ci vediamo all'uscita. Ciao tesoro, ciao, vai. Papi, dopo posso andare a vedere il film della sala 2? Cinemine mia, sangue del mio sangue, ma certamente tu puoi andare dove vuoi, puoi vedere quello che vuoi. Anche a me al College? Tu dite no, che lì no, va bene, vai, camminare, dai, su, bravo. Vai al College, poi, duri così. Oddio, che paura. Tutti come gridano, ma non ho paura, e finché fa paura, hanno molta paura. Si sono rotte le acque. Ma non è che facciamo 10 comandamenti? Ma cosa hai capito? Le acque di Ludovica, bisogna portarle in ospedale subito. Oddio. E che vuoi che? Non facciamoci prendere al panico. Buona, non t'agitare, Mamma mia, me lo fai in macchina. E dei tappetini. Pronto? Ciao, papi. Si sono rotte le acque? Dove sei?
emozionata! Sto per diventare zia! Prendo subito il primo treno per Milano, faccio il più presto che posso. Ok, ti aspettiamo. Ciao, okay. Ciao. Ecco, ci ho parlato, eh? Lisa sta partendo adesso. Bene. Quando sei andata tu, ero seduto lì, sai. Lo sai che cosa ti dico? Sì. Che è quasi meglio stare dentro il salaparto che seduti qui. C'è un nervoso. È entrata da 2 ore, 22 minuti e 30 secondi. Ma piantala, Lorenzo, non sei mica telecronista di un derby. Bene, bene. È nostro? Sì, signore, andiamo. Oddio, signore. Andiamo a vedere, andiamo a vedere. È maschio, 3,8 kg. Non è una meraviglia? Com'è bello. Aspetta che facciamo una foto. Guarda, ce l'abbiamo. Scusate, ma adesso devo andarlo a preparare per farlo vedere alla mamma. Come sta mia figlia? Benissimo, ha praticamente fatto tutto da sola. È come papà. Perché, papi, tu hai mai impastorito? No, ma sono bello tosto come la Ludo. Lorenzino. Benvenuti in casa Fumagalli. E l'altra foto, facciamo un'altra foto, eh. Aspetta. Ce l'abbiamo. Hai visto? Esatto. Sei zia, vieni qua. Guarda, vuol dire il bagnetto, Ed ecco Lorenzino che è venuto a conoscere la mamma. Amore della mamma. Ah, oh, guarda che bello, come piccolo, mamma mia, come piccolino. Aspetta, 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 aspetta. Ecco. Ed ecco che dopo 9 mesi la mia Ludovica ha partorito un bel bambino, Lorenzino Junior. E mi fa anche commuovere un pochino. Ecco, adesso vediamo l'espressione della nonna. Vediamo com'è la nonna. Guarda, guardala com'è felice. Vediamo la zia. Eccola qua la zia. Ma torniamo al protagonista assoluto, che è il nostro Lorenzino. Ciampolino bello, pigiolino. Guarda un po', è proprio bello, bellissimo. Adesso hanno aperto la porta. Vogliamo vedere chi sta arrivando. Ecco chi sta arrivando. Papà. Non ce la faccio senza di te, non ce la faccio. Neanch'io. Ecco, le soddisfazioni della vita sono queste. Quante fanno di risa? Hai ragione. Ah, ormai aspettavi questa sorpresa, eh? No, non me l'aspettavo, bravo. Come sono contento. Grazie, bravo. Guardate che meraviglia, eh? Bello, bello. Ma non mi toccare il melone che mi fa male. Scusa, ma sono così commosso. E tieni le mani in tasca. Subito. Ciao, Dillo. Ciao. Hai avuto l'idea vincente. Io lo sapevo che una volta nato il bambino la Ludo avrebbe mollato il culo. Mi ha regalato il giorno più bello della mia vita. Vedrai che adesso non si lasceranno più. Guarda che meraviglia. Ciao. Ciao. Capito, scusa, eh? Come ha chiamato il pupo? Come non ho capito a me? E come nonno, Lorenzo Lorenzino, eh? Non si può fare! Beh? Perché i patti erano altri. Ma perché? Perché il pupo si doveva chiamare come l'altro nonno, Albertino. No, se può fare. E ti dico anche perché. Perché tuo figlio, dopo tutto quello che ha combinato, è già tanto se l'abbiamo fatto entrare, è già molto, ma visto che qui, vabbè, pazienza. E d'ora in avanti, i patti li decidiamo noi, chiaro? Certo. E il pupo si chiama Lorenzino! Lorenzino. Hai capito? Ti piace? Stacci, non ti preoccupare, lo dico io. Stacci! Ciao, che bello.
casa Lorenzino. Che idea carina. Vedrai che meraviglia dentro, una bomboniera. Andiamo. Tu guarda che ci sono ventagli. Dai, dai, dai. Ma è una meraviglia. Bella sì, ma così non me l'aspettavo. Complimenti Tilly, perché hai fatto veramente le cose alla grande. Sì, grande Tilly, grande Lorenzo, grande arredamento che io pago. Dai Lorenzo, vieni che ti faccio vedere la camera da letto. Tesoro del nonno, c'ho un polipio. Lorenzo ha perso la testa. Papi, sì. Camera c'è il letto singolo, adesso serve quello matrimoniale. Questo lo paga lui. Maybe, no, non ti preoccupare, lo pago io, d'accordo? Ormai ci sono abituato. Io pago, pago, pago. E ho fame. Per i cani con pelle sensibile, scegli Purina Pro Plan Optiderma, con proteine selezionate per aiutare a ridurre il rischio di reazioni cutanee. In più, omega 3, 5 e vitamine per la salute della pelle e del pelo. Purina Pro Plan, nutrizione specifica per il benessere del tuo cane. Stappa un tubo di Pringles e potrai vincere una macchina fotografica Polaroid Now. Te sei innamorato di sei, caro nonno. Cara nonna. Guarda ora, se lo dico come dite voi a Milano, col cuore in mano. Col cuore in mano. Col cuore in mano. Ti dico Lorenzo, grazie, grazie, grazie. E io ti dico prego, prego, prego. D'altra parte per le mie figlie io ho sempre dato tutto. Figuriamoci poi col primo nipote, cosa devo fare? Guarda Graniglia, perché sapesse la casa dei ragazzi è veramente da reggere questo. Prego? La casa dei ragazzi, qui i ragazzi ci vanno a passare le vacanze quando a Roma comincia il caldo duro, no? No, 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 non hai capito. Vedi, questa è la casa madre, la holding. Questa è casa mare, montagna, tutto. Perché mia figlia e mio nipote saranno qua in pianta stabile, fermi con i pop. Scusami, Lorenzo, non voglio fare romana a tutti i costi, ma da che mondo è mondo, è la moglie che fa pensare al marito. E quello sarebbe il marito? No, scusa, quello è nato, venuto, poi a un certo punto arriva qua, si è trovato tutta la pappa pronta. E no, caro mio, qua si fa come dico io! Ho capito, ho capito. Vuoi sequestrare il nipotone? No, mi cautelo. E poi c'è una verità. Che di Alessio io non mi fido più. E qui ti posso dar torto. E poi Ludovica deve finire la scuola e c'è il bambino che deve crescere. È meglio che siano qua. Che poche te dica. Trattatemelo bene. Mi vuoi bene? Da morì. Insomma, io mi sono capito bene, Lore. Parliamo se chiari. Io sto di asilo, mi nipote non lo vedo più. Ma no, ti manderò dei bei video. Compleanno, onolastico, battesimo, sposalizio. Bella crudeltà. Se pare fare la cosa fatta bene. Cioè, mi fio sbaglio e io pago. No, guarda che fino adesso l'unico che ha pagato tutto sono stato io, caro. Ma vediamo con questa storia di pagare, quanto ha speso? Fammi a metà, dai, dimmi quanto è forza. Alla Romana, no, 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 ormai che ne venga, finito, discorso chiuso, va bene. Bene, basta. Non vuoi un'idea? Ma io ti ho mica fatto tutto questo male che tu mi stai a fare. Ma che vuoi? Se sono antipatico. Ma vuoi la verità? La vuoi? Sì. Sì. Io appugnalato. Ma mi tocchi sempre, mi palpi, mi vivi, mi tocchi, mi tacchi, mi corri, mi sono le palle. Ma è modo di dire affetto, la gente non sono uguali fra loro. Ognuno si esprime come possono, abbi pazienza. Vabbè, da oggi in poi ti tocco più, ma devi chiamare in sacco. Ecco, meglio. E poi non è vero che mi senti empatico, dai. Anzi, ogni tanto mi fai anche ridere. Sei buono, onesto. Non so io che vuol dire. Se per farmi scherzi, stai. Ciao un fratello, non lo sapevo io. Oh, sta buono, poi, tieni giù le mani, tieni giù le mani, tieni giù le mani. Ma che bello, che bello, mio bambino, fotogenico, quanto l'amo. Allora, me ne stampi una ventina di copie di ognuna. Certo, ma è troppo esagerato, cosa fai? Ma stai zitto? Ma non lo sai che oggi, invece degli auguri di Pasqua e di Natale, si mandano le foto dei bambini?
Guarda che ciccio, questa è la foto del primo mese. Somiglia tutta a te, complimenti, eh. Vabbè, anche la mamma mi ha fatto un mix. Cosa c'è? Che? Ti sei stufato di stare chiuso qua dentro, amore? Adesso andiamo a fare una passeggiatina con il nonno. Quanto ti devo, dimmi? 20 coppie per ognuna fanno 406 euro. Ma te, hai sentito? Beh, è quello che è, paga, no? Vabbè, paga. 406. 406. Vediamo un po'. 1, 2, 3, 4. Guarda, ce l'ho fatta. Anche 6? Beh, sì, per la precisione. La precisione, eccolo qui. 2, 4 e 6. Grazie. Grazie, eh. E io pago. Esce tra un quarto d'ora da scuola e le ho promesso che andavo a prenderla con Lorenzino. Le sue amiche muoiono dalla voglia di vederlo. C'è un successo, sto pistolino qui è una star. Senti Alessio, visto che è presto, mi accompagni in farmacia? Devo fare il fornimento di pannolini e borotalco. Ok, sì. Ci vediamo davanti alla scuola tra un quarto d'ora. Mi raccomando a te, eh. Ma non ti preoccupare, mano mia, dai, ci mancherebbe altro. No, vado, no. Vado, eh. Non ti preoccupare, lascia sta. Lorenzino. Bello, piccolino. Finalmente soli, io e te, uomini, dopo 20 anni di donne, non ne posso più, caro mio. E ste donne, e le colanine, e le gonnelline, i braccialettini, e gli orecchini, e la Barbie, e mica la Barbie. E invece adesso siamo soli, io e te. E cosa giochiamo? Giochiamo i soldatini, e poi giochiamo i cowboy, e giochiamo agli indiani, all'aeroplano, l'aeroplanino che va. Il computer, i Game Boy, tac, 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 tac. E poi giochiamo, giochiamo. Aspetta, a palla, giochiamo a palla. Aspetta, ecco, a palla, aspetta che la metto qui, La metto qui, adesso loro ti fa vedere che tira un calcione allo Sceva e non hai neanche l'idea. Oh, il duolo è il mio fiore, oh, si giù, è scivolato. Fermati. Posso giù, Lorenzino. Signora, fermi il mio bambino. Ma non il suo, il mio. Peccato, preso. Oh, preso. Come va? Il bambino, fermatelo. Per pietà, il mio nipote. Come la corazzata Potionchi. Oh, Dio mio. Cosa dirà la sua mamma? Il suo papà, fermatelo! Beh, allora oggi ci fai vedere Lorenzino. Sì, dovrebbe venirmi a prendermi se mi dovrei. Oddio, Lorenzino! Lorenzino! Ma che è successo? Ha visto la mamma e gli è venuto incontro, no? Questo qui è furbo, ehi, te bossino! Oddio! Tenetelo voi, tenetelo, mi raccomando, la mamma tenga il suo bambino e io mi tengo il dolorino. Oh, dolore. Dai, Renzi, ti prego, non ce la faccio più, su. Dai, Ciccio, fai sto routine, dai, Ciccio. Nudo, questa è routine, con me non lo fa, non c'è verso. Alessio, adesso proprio non posso. Capito? Sto studiando, fra un mese ho la maturità. Cosa racconto poi ai professori? Che non ho potuto studiare Dante perché il bambino non faceva routine? Li occupatene te che non, tanto non c'è niente da fare. Guarda che io me ne occupo tutto il giorno del bambino, La mattina quando sei a scuola chi è che lo lava e lo veste e gli dà la pappa? Io. La notte quando si sveglia chi è che va a cullarlo? Io che tanto non c'ho niente da fare, eh? Ah dai. Scusa, hai ragione. Mi dispiace. Sì, sai quanto mi dispiace a me. Mi stavo tanto bene a Roma con le mie abitudini, il mio calcetto, i miei amici. Invece sto qua, davanti a sto cavolo di lago. Tocca e mi dà una mano, perché io così scoppio, non ce la faccio proprio. Dammi una mano, ti prego. Ah, Alessio, ti dispiace andare a fare la spesa al supermercato? Pronti. Tanto non ho niente da fare. I miei ragazzi, come farei senza di voi? E così ci sposiamo il 26 di agosto. Complimenti! Grazie. Complimenti! Giù a paese mio, a Vicenza. Naturalmente lei è invitato. Ho capito, beh, vabbè, il 26 agosto hai detto? Sì. Dunque, 26 agosto, aspetta un momento. No, 26 agosto cominciano i grandi film, ragazzi, non posso venire io, Oh, peccato. No, peccato un cavolo, no, momento. E qui poi bisogna vendere i biglietti. Popcorn, le Coca-Cola, chi è che lava il pavimento? Ecco, signor Lorenzo.
È proprio di questo che volevamo parlarle. Siccome mio padre, giù a Bisceglie... Ecco, tu cerca di parlare chiaro, scandisci bene perché non capisco, se l'orecchio un po' sinfonia. Dillo bene, parla chiaro. Mio padre, giù a Bisceglie, c'ha una piccola pasticceria a conduzione familiare. E siccome è anziano, un boss mi ha chiesto se gli posso dare una mano e... Vabbè, ho capito. Dillo chiaro. Che tu te ne vai, lui va via. Diciamo in un certo senso, sì. Te ne vai o te ne vai? Sì. Te ne vai. Oh, bene, lui va. Tu, Mary, invece, dobbiamo cercare... Ecco, in realtà io... No, starà a casa. Sì. La donna nel sud non lavora. Farà la moglie e la mamma. Ma capire che fa la moglie e la mamma? Lei fa la moglie e la mamma e io che faccio? Mi mollate, voi mi mollate, ragazzi. Sì, però la penseremo sempre con tanto affetto. Con tanto affetto. Ho capito, mi penserete sempre con tanto affetto, però intanto adesso rimango. Questi sarebbero i conticini di fine rapporto. Questi qua? Sì. Okay, beh, li date a me, dateli al ragioniere, che devo vedere io i conticini di fine rapporto. E se vuole vederli? Ah, vabbè, li guardo, do un'occhiata, tanto per dare un'occhiata, poi non ne puoi capire perché li date a me i conticini. Sono i sindacati. Fra noi ci mettiamo d'accordo, stracciamo questo, buttiamo gli altri, basta, giusto il silenzio, andate via. I sindacati dicono no. Ma dicono no? No. Allora, voi dovete dire ai sindacati che ci vediamo in tribunale e i soldi ve li do fra 10 anni, va bene? Perché stavolta... Sono io che dico no, va bene? Fuori dalle palle adesso, chiaro? Fuori! Ingrati che non siete altro, e te che ti ho comprato il motorino, e te che ti ho comprato la lavasciuga, delinquenti che non siete altro. Ludo. E non parlare con quella lì che ci vuole tanto male a tuo papà. Fuori dalle mani, dai! È scivolato, Oh, come godo. Scodinzolo, come godo. Maledetta cena. Ma che è successo? Cos'è successo? È successo che ci hanno mollato, cara mia. Se ne sono andate via, licenziati. Sai quanto mi hanno chiesto di buona uscita? 100 milioni di vecchie lire. Urca. Urca sì. Quando hanno bisogno vengono qui, fatemi lavorare. Quando vanno via ti ricattano. Beh, scusate lo sforzo, Dimmi tesoro. Papi, devi trovare lavoro ad Alessio. Ah, perché adesso ho trovato un lavoro. E chi è il pirla che gliel'ha dato? Ci risiamo. Lorenzo, girati con l'orecchio giusto. Devi trovare lavoro ad Alessio. Ah, ma allora pirlo sono io. Ma poveraccio, sta sempre in casa a fare niente. È avvilito, è depresso. Non può andare avanti così. Deve lavorare. Ho capito, ma cosa abbiamo detto quando si erano sposati? Non so cosa abbiamo detto. Avevo detto che era ancora troppo giovane, che doveva trovare ancora la propria strada, eccetera, questo è il risultato. Papi, aiutalo tu, ti prego. Vabbè, ma cosa gli faccio fare? Qualunque cosa. E qualunque cosa. Allora, Alessio, il lavoro che ti ho affidato è di grandissima responsabilità, Perché questo qui è il centro nevralgico di tutto il multiplex. Perché i soldi si fanno qua, hai capito? Qua si fanno i soldi. E se li faccio io, li fai anche tu, chiaro? Oh, ma tipo per fare questa cosa quanto mi dai? Fatti sentire qua, no? 5.000 euro. Ma che 5.000? 500 euro, ma sei pazzetto? Ma 500 euro non mi danno manco i filippini, ti prego. Vabbè, ho capito. Che miseria, non so. Visto che siamo parenti ti posso dare un bonus, vediamo un po', dopo il 3x4 ti do l'1,5% su tutto il fatturato del bar, Quindi fai conto, su 100 euro mi dai 1,50 euro. 1,50 euro? Vabbè, ti compri la gazzetta dello sport e prendi un caffè. No, compri il Corriere dello Sport, almeno quello. Vabbè, il Corriere dello Sport, so che sei lupacchiotto. E poi ci sono i grandi eventi, attenzione. Quali sono gli eventi? Ti spiego, durante il Natale qui pullula, qui arriva tantissima gente perché ci sono i film natalizi, c'è Bolli, De Sica, Pieraccioni, Aldo Giovanni e Giacomo, insomma. Allora allora noi facciamo anche 3-4 mila euro al giorno, fatti un po' i conti. Fatti un po' i conti, so. 45 euro per me e 2.955 euro per te. Fai un po' i conti. Ah, ma cosa volete da me? Ma io ho fatto il mutuo qua, ragazzi. E compra questo, compra quell'altro. E spese, mica spese, la cassiera. E il noleggio, mica il noleggio. Ma cosa volete? Basta. Oi, mi avete rotto le balle. Oh. Yeah, fanno pure schifo. Allora, Mary, come va, Nicotti? Mi fai vedere? Non sono Mary, sono la nuova cassiera. Come ti chiami? Juanita. Da dove vieni? Di Cuba. Da Cuba, una cubanita! Ah, ciao, fai vedere i conti, dai.
Signori, mi aiuta? Mi si è incastrata l'unghia. Fammi vedere, piano, piano che mi rompi il computer. Eccola, guarda che roba. Ma queste non sono unghie. Questo qui sono degli artigli, cara mia. Se vuoi fare la casera, te le devi limare, tagliare, capito? Come il salame, zic, zic, zic. Claro? Claro che sì. Ecco, balla che te pago, mi gusta, già, fammi vedere qui, dai, con, dai. Ah, mi scusi, dottore. Si è incastrato un'altra volta? Sì. Rangers, non ce la faccio più, va, me ne frego. Mi sa che l'anno prossimo devo cambiare il pavimento. Metto quello della metropolitana, tutto di gomma. Ora che la mamma finisce la scuola, sarà sempre con te, Zero. Tutti insieme. Vai! Vai! Venite! Vai, venite! Andiamo! Chi lo sarà in quattro, eh? Chi lo sarà in quattro, eh? Popcorn caldi per tutti! Assaggiate. Fantastici. Ormai Alessio è un grande professionista, eh? Qui c'è il frutto del mio duro lavoro. Ecco il Lorenzino. Oh, il nostro cucciolo. Ciccio, ti sei svegliato? Piccolo. Lorenzino. Piccolo. Amore. Allora, ciao. Quanto sei dolce. Che tenerezza, signora Fumagalli. Mi sembra ieri che la Ludo andava alle elementari. Eh sì, è già finito un ciclo. Adesso per lei inizia la vita vera. Ha già una famiglia, tante responsabilità da dover prendere. Eh sì, speriamo che non vada via di casa. Questo. Se mi portano via quel tesoro di Lorenzino, per me sarebbe un vero dolore, sa? Non preoccuparti, tata, la Ludovica non è mica scema, eh? Per lei è molto più comodo restare qui, servita e riverita. Tata, fera che devo parlare in gran segreto con la mia signora, con la Tilly. Vai! Ai, oh, che male, che male! Oh, fa molto male. Ai, ai, ai. Ma che fa? Ai, che male, che male. Vieni, silenzio. Ma che stai facendo? Dopodomani io e te andiamo a Roma. A Roma? A Roma, Roma, andiamo a Roma. Andiamo a Roma perché dopodomani ci sono le giornate professionali del cinema e ci sono gli esercenti di tutta Italia. E cosa c'è di così segreto? Scusa. C'è di segreto che in questa famiglia non deve saperlo nessuno, soprattutto Alessio. Perché? Ma perché quello dopo chiama suo padre e quello mi dice: ah, oh, ma che sei venuto a Roma? Vieni a mangiare i bucatini a casa mia, a casa al Palocco. Andiamo a mangiare il pesce al Tevere, il pesce secco, così dopo mi tocca e mi ritocca. Io non lo voglio vedere, capito? Io Roma me la voglio godere con te. Sì. Che dici? Ah, ma che c'è frega, ma che c'è porta. Se intervine, ciamme, c'ho l'acqua, ed intervino, delicata, papapapapapaparapapalla, società, la società, ne vive, fammi qui. Quanto è bella Roma, eh? Eh sì. Giù, 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 anche tu, mettiti giù, mettiti giù. Ma cosa fai? Mettiti giù. Ma mi sembra di averlo visto. Ma chi? Ma il ciccione, il bestio. Eccolo là, guardalo, entra dentro il bar. Quello dove? Lì, il ciccione, quello grosso, il bestio, eccolo. Lorenzo, 3 milioni di abitanti a Roma, 3. La lui, te dici che la lui, la lui. Tu sei fissato, sei fissato. E le lui e le lui, sei fissato. Mamma mia, quanti trailer abbiamo visto. Sono tutte rintronate con tutti quei botti, gli effetti speciali, guarda. Oro, oro per il nostro pubblico. E poi tu lo fai al cinema, ci vanno i teenagers. Io lo so che ci vanno i teenagers, ma figurati.
Ma non li fanno più quei bei film, Dottor Zivago, Lorenzo d'Arabia. E i Magnifici Sette, Fida e Loca e Coral. Ma porca miseria, ma non li fanno più i western, non li fanno più. Io lo so perché, perché i teenager se li piacciono gli uomini pipistrello, gli uomini ragno, che schifo. Ma quale schifo, non sputare nel piatto dove mangi, uè. A proposito di mangiare, signor Fumagalli, dove mi porti cena questa sera? Stasera ti porto alla grande, ristorante La Pergola Roma by Night e piatti preparati da Iceberg. Ma chi è, un calciatore? Ma no, grande cuoco, figlio con quello, quattro capelli, anzi forse cinque, capito, eh? Momento, qui Fumagalli, chi parla? Ma come chi parla? Sono io, il tuo consuocero. Lui, orca. Sì. Ma che fai, Massimo Roma non mi viene a salutare? Ma io non sono a Roma, non siamo a Roma noi. Ma tu, caro, t'ho visto io a Piazza Venezia con Tilli. Ma stavi entrando in un bar? Sì. Hai capito, sono 3 milioni di abitanti a Roma, sono 3 milioni. Vabbè, e abbiamo trovato proprio lui, il ciccione. Che ma che sfiga, ma che sfiga tremenda, non è possibile. Albè, dimmi. Sono 3 ore che ti chiamo, che sei per cellulare spento. Tengo il cellulare spento, sì. Noi stiamo lavorando qui, perché siamo venuti a Roma per vedere i trailer. Siamo qui al Warner Villas, no? Dobbiamo vedere la programmazione per l'anno prossimo. Film, soprafilm, insomma, molto lavoro. Se no ti chiamavo, Senti un po', ma stasera che fate? Stasera noi torniamo sul lago stasera. Digli che siamo a cena con quelli della Walt Disney. Ah, ecco, dice Tilly che siamo a cena con quelli, con i capi della Walt Disney, ecco, sì. Ah, preferisci Pippo, Pluto e Nonna Papera al Bertone tuo? Lavoriamo, è una cena di lavoro. San Massetti, se stasera venite a mangiare i bucatini da noi, ci offendiamo. Certo. Questo vuole che andiamo a mangiare i bucatini. Te, parlaci te. Allontanalo. Digli che non possiamo. Alberto, ciao, sono Tilly. Sì. Veniamo volentieri a mangiare da voi stasera. Davvero? Sì, l'indirizzo ce l'ho. Come dici? Allora ci vediamo alle 8. Come no? Alle 9:30? Vabbè, certo, qui non siamo sul lago, orari romani. Orari spagnoli. Ciao Alberto, Sì, ci vediamo dopo, ciao. Ma cos'è combinato? Ma va bene. Ma adesso basta. Adesso abbiamo finito la nostra serata. Addio la pergola. Addio ai piatti di Iceberg. Addio a tutto. Questa sarà la serata più brutta della mia vita. Ma dai, ma come facevamo? Non potevamo non andarci, su. Vabbè, guarda, io ci vengo, Però se quello lì inizia a farmi mangiare prima i bucatini, e poi carciofia romana, e poi gli gnocchi amatriciana, e poi medoc, e poi me parpe, e poi me pie per collo così, io lo pio, questo qui, e lo corco. Voglio un motorino e telefonino che fotografa e che sta.